Un appuntamento ormai consueto dell'estate ionica, che tradizionalmente ha avuto come suo riferimento culturale la valorizzazione e promozione delle professionalità femminili del territorio. E parliamo di Donna dei Due Mari, una manifestazione che si è svolta la sera del 22 agosto nel castello Muscettola di Leporano. L'evento Donna dei Due Mari è un evento patrocinato dall'amministrazione comunale di Leporano. Con Yolanda Lotta, già assessore alla cultura, al turismo, allo spettacolo del comune di Leporano, stasera tappa finale di Donna fra i Due Mari, un evento che torna nel castello Muscettola dopo il periodo della pandemia. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di donare questa manifestazione che è già da anni che si porta avanti, non potevamo lasciarla così appesa, ma abbiamo voluto premiare le eccellenze del territorio tarantino sia per quanto riguarda l'imprenditoria ma anche per quanto riguarda lo sport. Tutto è andato bene, c'è gente che è rimasta soddisfatta e noi non possiamo dire che restate a Leporano perché veramente ne vale la pena. Che non è finita come restate a Leporano? No, non è ancora finita perché terminerà il 18 di settembre, sicuramente le manifestazioni anche con grossi problemi stanno andando avanti, però voglio dire, ce la stanno facendo a portare avanti tutto il cartellone. Che si concluderà col premio finale, quello? Il Satirium per l'archeologia il 18 di settembre. E noi ci saremo. Anch'io. Siamo con Vincenzo Damiano, già sindaco di Leporano. Ritornano le manifestazioni estive nonostante la crisi politica. Stasera finalmente Donna fra i Due Mari nel castello Muscettola di Leporano. Sì, sicuramente la crisi politica non interrompe il calendario della nostra estate leporanese 2021 e ritorna questa sera a Leporano un evento importante, un evento che noi abbiamo il piacere di ospitare ormai da tanti anni, Donna dei Due Mari, che vuole premiare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, le donne che si sono distinte nei vari settori, nel settore della cultura, nel settore dello sport e in tanti altri. Abbiamo il piacere questa sera di vedere Leporano animata come lo è stata in tante altre serate precedenti, c'è il sold out come avete potuto vedere, la gente partecipa con piacere a questi eventi e il piacere è chiaramente anche nostro che li abbiamo organizzati. Quindi andiamo avanti con tanti altri eventi fino alla fine del mese di agosto e chiuderemo questa lunga nostra estate leporanese 2021 con il Satirion per l'archeologia. Il 18 settembre un evento culturale veramente di grandissimo spessore che ritorna a Leporano dopo un anno di pause, quindi noi siamo felici di ospitare nel nostro castello Muscettola le eccellenze dell'archeologia. Stasera a Leporano con la serata di Lady Miss, mi pare, serata finale e quindi una bella manifestazione post pandemica, finalmente possiamo rincontrarci. Sì, questa serata è la conclusione di un tour, di un concorso Lady Miss arrivato alla 14ª edizione. Leggeremo la bellissima di questo 2021 e in più avremo il premio Donna dei Due Mari, il premio Eccellenza Donna che è ritornato a Leporano grazie all'assessore Yolanda Lotte e grazie al sindaco dell'amministrazione comunale di Leporano, il sindaco Damiano, perché siamo stati qui ospitati tanti anni, anche quest'anno siamo ritornati piacevolmente. Premieremo delle donne che si sono distinte in diversi settori, tre nel valore sportivo, due nell'imprenditoria, un premio speciale all'imprenditoria e uno sulla carriera di un grande imprenditore di questo territorio. Anche una miss però. Assolutamente, Lady Miss stasera arriverà ad avere una fascia che la farà diventare testimonial di tutti i nostri eventi nella stagione 2021-2022. Quindi un sogno che si avvera finalmente. Finalmente un sogno che si avvera. Lady Miss sarà affiancata da un'altra Miss del territorio. Anche Miss Leporano stasera verrà fasciata in questa location. Nel corso della serata sono stati premiati delle eccellenze del territorio, tra cui Deborah Novellino, Martina Pulpito e Michele Ungaro.
per il valore sportivo, Luisa Sacchetti, imprenditrice odontoiatra per l'imprenditoria femminile, Davide Enjoy, imprenditore per il settore eventi e spettacolo, e Gabriella Pulpito, imprenditrice per il campo dell'abbigliamento per cerimonia. Allora, come mai ritiene di essere stata inserita in questo premio Donna dei Due Mari? Allora, sono stata inserita come amministratrice, quindi donna in carriera, in quanto conduco uno studio dentistico qui a Leporano. E da quanti anni esercita questa amministrazione? Sono circa 20 anni. Sono 20 anni che sono qui, oltretutto non sono leporanese, sono stata adottata dai leporanesi, quindi un grazie particolare comunque voglio darlo anche a tutti i cittadini leporanesi che mi hanno dato l'opportunità appunto di inserirmi in Leporano. E quindi niente, voglio ringraziare, voglio approfittare di questa serata meravigliosa, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato la possibilità di arrivare, a giungere, a essere insomma a questo punto, quindi sia a livello di amministrazione, di tutti i cittadini leporanesi e anche di tutto lo staff che fa parte del mio studio dentistico, che noi siamo una famiglia e quindi di conseguenza voglio dire sono 20 anni che collaboriamo insieme. Ecco. È stata una sorpresa per me questa sera perché non sapevo nulla e graditissima ovviamente sorpresa questo premio all'imprenditoria femminile che mi è stato dato questa sera. È stato un evento che mi ha lasciato un attimo spiazzata e collaboro con questa organizzazione da più di 10 anni e ritornare a Leporano è stato una bella soddisfazione quest'anno dopo tanti anni e anche dopo questo periodo di Covid, insomma, che ci ha portato comunque ad essere intimoriti, però per fortuna nel nostro settore le cose si sono riprese benissimo e siamo soddisfatti. Sì, sono una campionessa di vela, ho partecipato al mondiale quest'anno di Open Beak, anzi di Open Skiff, che appunto è una classe che ha preso piede abbastanza anni fa e sta diventando sempre più importante, e va dai under 13 e under 17, io faccio parte degli under 17 e ho partecipato anche alla Coppa dei Campioni che prende 10 timonieri di entrambe le categorie più forti d'Italia, poi in questo mondiale che si è svolto appunto a Calasette in Sardegna ho fatto mi sono posizionata abbastanza bene, eravamo circa 140 e poi c'è stata anche la Calasette International Cup in cui mi sono posizionata ventesima su 130, qualcosa del genere insomma. Com'è nata questa tua passione? Allora c'è da dire che mio nonno era un velista e quindi diciamo che è stato anche un po' il sangue, però c'erano anche tante mie amiche che mi spingevano, che appunto facevano vela e mi hanno spinto a provare e un giorno appunto mio padre mi ha spinto a provare allo Sporting Club di Pulsano e da lì non ho più lasciato, anche se sì ci sono state abbastanza peripezie, nel senso che magari la prima volta che sono caduta in acqua in barca con tanto vento volevo lasciare, ma in realtà i miei genitori mi hanno diciamo dato man forte e hanno fatto abbastanza bene perché eccomi qui, appunto sono 5 anni di vela e quindi è nata così diciamo la mia passione grazie alle mie amiche. Stasera è una delle premiate qui a Leporano tra Donna dei Due Mari. Come nasce la tua passione? Ti occupi di che cosa? Di pallavolo, da quando sono piccola mi sono iscritta a pallavolo e è stato amore a prima vista. E hai partecipato a campionati importanti, credo? Sì, ho partecipato rappresentando la Puglia, poi ho fatto vari campionati nazionali, e tra cui quest'anno in cui sono arrivata sesta in tutta Italia. Qual è la soddisfazione più bella che hai avuto fino ad oggi? Partecipare alle nazionali, arrivando al sesto posto e poi essendo anche la terza miglior giocatrice del mio ruolo.